Per me Gue è enigmatico. Non sai mai quello che pensa. Credo che Gue sia una persona molto sensibile. È straordinario in tanti sensi perché non te lo aspetti, ma è riflessivo. Usa parole ben precise, però se lo guardi negli occhi non capisci quale emozione stia provando. La battle è stata combattuta alla grande e un po' sofferta perché c'era una mia carissima amica contro. Ci siamo non sfidati, ma che abbiamo creato questo featuring, perché mi va di chiamarlo così, non per paraculo, per essere paraculo, ma perché è vero, perché io e Indaco, Ilaria, abbiamo instaurato un bellissimo rapporto al di fuori del programma. Se sono riuscita a passare stasera, nonostante avessi un talento come Giosuè a fianco, sento di aver fatto un buon lavoro in questo senso e di essere riuscita a mantenere la promessa che ho fatto alle blind quando ho scelto lui, e cioè che io avevo anche altre cose da mostrare a parte quello che si era già visto. Per i knockout mi preparerò cercando di lavorare ancora più duramente. Cerco di farmi trovare preparato e pronto, anche se più avanti si va più difficile diventa la situazione. Diciamo che il pensa positivo, lavora tanto, vai a dormire presto e mangia bene, funziona. Finora ha funzionato finora, perciò penso nello stesso modo. Dedicherei a Gue, il mio coach, un brano, non so, un brano mio, perché credo che la forza che al di fuori del programma è proprio questa, quella che noi riusciamo a proporre poi dopo. Dedicherei a Gue Lolita, che è una canzone che ho scritto io, perché se avessi il tempo e lo spazio di potergliela far ascoltare, sono sicura che totalmente, finalmente cambierebbe, spero in positivo, idea su di me.